In un anticipo di primavera riparte la rassegna artistica Meravigliosa Basilicata. L'evento, organizzato da Maria Grazia Maurella, Stella Zambrella e Alessandra D'Angella, in collaborazione con Proloco Marconia e Biblioteche Comunali Pisticci, è inserito in un ormai consolidato filone di valorizzazione del territorio lucano e dei suoi talenti, ha avuto come protagonista la fotografia di Damiano Pipino, artista fuori dagli schemi, che si diverte a generare commistioni tra le luci dei suoi scatti e la tecnica del colore, dando luogo a un linguaggio artistico denso di sperimentazione. Un fotografo viaggiatore, è così che ci piace definirlo, capace di conferire alle sue opere l'attitudine a trasportare lo spettatore in luoghi e tempi che l'irripetibilità dello scatto rende unici, generando emozioni che aprono le porte alle riflessioni interiori più recondite. Damiano Pipino, autodidatta dalla grande sensibilità artistica, ha cavalcato l'onda della sua passione, ha studiato, ha esplorato, ha approfondito il tema della fotografia attraverso la frequentazione dei più rinomati circoli fotografici di Milano e Roma, presso i quali ha partecipato a varie mostre e si è misurato con nuove tecniche, assecondando il fermento della sua vivace fantasia. Nella personale siglata Meravigliosa Basilicata, che si è tenuta nei giorni 12 e 13 marzo in Piazza Elettra nell'atrio della sede Proloco di Marconia, si è dato spazio alla sua vocazione paesaggistica e sono stati esposti prevalentemente scatti di alberi secolari del Parco Nazionale del Pollino, attraverso i quali l'artista ha voluto immortalare in un piccolo frammento di tempo una natura in costante trasformazione e in continuo divenire. Meravigliosa Basilicata ringrazia i numerosi partecipanti.